Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ultimamente non so perché l'Insta si blocca. Sentite voci sottofondo, sono sempre i miei, che ovviamente siamo sempre in casa. Questo video è girato dopo il nuovo DPCM che è stato emesso, non mi ricordo quando, a novembre. Comunque, procediamo. Bisogna sempre specificarlo. Come potete vedere, ovviamente, intravedete già qualcosa della stanza. Allora, questo video uscirà martedì. Martedì 10 novembre. Allora, sono andata un po' avanti. Allora, non vedete con me Andrea, il mio ragazzo, perché purtroppo sta male. Non c'ha nulla di che, ha solo l'influenza intestinale, poi l'ho passata io. Purtroppo è stata male prima io, poi lui. Diciamo che io sono stata male, me l'avete chiesto anche, sono stata male perché purtroppo mi è ritornata la cosa della cervicalgia, adesso sto prendendo appunto le pastiglie. E diciamo che avendo appunto vertigini, nausea e altre cose, ho mescolato le due cose insieme e non ho notato di avere anche un po' di influenza intestinale perché comunque abbiamo avuto uno sbalzo termico molto forte. Alcune sere faceva veramente freddo, tipo adesso, cioè, a volte addirittura, non dico che faccia caldo, ma si sta bene. Quindi questa cosa qua ci ha un po' destabilizzato. Adesso non c'è perché è indisposto. Dire indisposto mi fa venire in mente il ciclo, sinceramente. Tra l'altro, sì, per chi se lo chiedesse, ho fatto uno strato, avevo il ciclo, la cervicalgia e l'influenza intestinale insieme, più sfigatissima io. Pazienza, ora comunque sto bene, a parte il fatto che devo continuare la cura per la cervicalgia, infatti mi vedete con la coperta, perché comunque ho freddo. Ma perché fa freddo? Comunque, a parte ciò, andiamo avanti. Allora, siamo passati avanti nel tempo, non faremo appunto per vari motivi, non ci mettiamo a fare giorno per giorno, perché abbiamo iniziato i video facendovi vedere la stanza da 0 a 3, poi da 3 a 6, ma partiamo direttamente da 6 a 14, ho calcolato. Quindi praticamente vi faremo vedere, cioè vi farò vedere cosa abbiamo fatto negli altri 14 giorni, ovvero praticamente dal giorno 6 al giorno 14. Sì? 14 giorni? Mi sono persa. Sì, sono passati 14 giorni, però ovviamente noi abbiamo calcolato, abbiamo sottratto i giorni che non abbiamo fatto nulla. Quindi, sabato e domenica di solito non facevamo la stanza. E ho sottratto anche il 17, che era il nostro mesiversario. Quindi, diciamo che i giorni non sono i giorni che contiamo, ma sono i giorni in cui abbiamo lavorato. Quindi, tecnicamente, abbiamo finito la stanza il 30 ottobre, anche se non è tutta finita. Allora, da 6 a 14, quindi praticamente su un bel po' di giorni, cioè su quasi 10 giorni. Allora, praticamente cosa è cambiato? Adesso in questi giorni ovviamente vedrete appunto i cambiamenti. Diciamo che la maggior parte delle cose abbiamo fatta entro il 30, perché poi appunto la ragazza che abita sotto di me, che sarebbe anche la ragazza che mi fa i capelli ogni tanto, ha avuto la bambina, quindi non potevamo metterci a trapanare, martellare, segare. Ci tengo a precisare che la stanza è stata fatta tutta a costo zero. Cosa vuol dire costo zero? Nel senso che, vi spiego meglio, perché questa cosa non tutti l'hanno capita. Nel senso che tutto ciò che io ho utilizzato e ho riutilizzato, sono tutte cose che abbiamo usato dalla mia vecchia stanza. Quindi ora vi spiego. Il letto dove sono adesso? È alto più o meno, contando che ho la balaustra ancora, cioè ho tenuto le aste, come potete vedere nel video precedente, io ho le aste sia qua dietro, nere, ce l'ho qua, per via del freddo mio ragazzo mi ha detto di tenerle, ce l'ho a fondo dei piedi e nella parte della cosa, perché mi sembrava anche più carino tenerle. Infatti un po' mi sono tornate utili per i cuscini e altre cose. Quindi diciamo che se devo misurare tutto il letto, senza contare saranno più, allora, dalla spaziatura, dove posso mettere le cose sotto il letto, perché io sto usando sotto il letto sotto come contenitore per le varie cose, sono 36 cm, aggiungendocene altri 30 sarà alto più o meno una sessantina di centimetri tutti, più o meno quella. Diciamo che l'avevamo fatto di 70, era troppo alto. Infatti, non so se l'ho detto nel video, l'abbiamo risegato due volte. Quindi il letto che ho adesso è a tutti gli effetti il letto dell'IKEA, è il soppalco dell'IKEA. Abbiamo solo tolto la parte davanti, quella dove adesso voi non vedete, che se non potevo scendere dal letto era scomoda. L'abbiamo tolta e schiodata perché va ai chiodi e l'abbiamo tolta. La scala ovviamente l'abbiamo proprio levata, scardinata tutto,
in pietà mondiale, ragazzi. Ho girato finalmente il materasso dopo un bel po' di anni. Infatti, il lato estivo lo trovo molto più comodo, ragazzi. Ho ancora qualche difficoltà a fare il letto, però. Allora, poi qua questo qua che vedete di lato, cotesto, è attaccato adesso qua, vicino a me. Questo è solo la metà, infatti alto fino più o meno qua. È la metà, l'altra metà l'abbiamo segata ed è sopra la mia scrivania. Non vi farò vedere tutto perché sennò vi spoilerò tutto il room tour che farò a dicembre, ovviamente, perché mi mancano delle cose. Però per farvi vedere che tutte le cose che ci sono sono state riutilizzate, tipo, vi faccio vedere così, vi spoilerò già un po' di roba, però va bene lo stesso, dai. Ce la posso fare? Devo andare più indietro, mi sa. Ecco, vedrete già delle cose. Vedete, questa è solo la metà. Questa qua, qua sopra che vedete, questa è stata recuperata da delle assi di legno. Questa è quella che avevo già, che è rimasta sempre quella di Harry Potter. Stavolta ho potuto metterci tutto. Questa qua invece contiene praticamente tutti i miei vari soprammobili. Questa parte qua al giardino Zen che mi ha regalato la Sara la gnocca. Non so cosa, non so cosa sia. Ah, la candela, una candela, sono varie candele. Qua invece ho preso un massaggiatore per fare l'ASMR. Altre candele. E sotto il mio reparto, a parte le foto con il mio ragazzo, il mio reparto con profumi, deodoranti, c'era anche la mucchina, c'ho anche il tetri, orologi, cose strane. Sopra ho diviso le mensole, perché poi ve lo spiegherò per concetto, con i vari quadri. Finalmente ho proprio preso tutti i quadri, non vi faccio vedere però tutto. Quindi ritorniamo al punto di partenza. Comunque, le mensole sono state riutilizzate quelle che avevo, quindi questa già l'avevo. Abbiamo solo comprato le staffe, infatti sono tutte bianche. Ovviamente le mensole ce l'ho di diverso colore perché le abbiamo riutilizzate da vecchi legni che avevamo. Quindi ce n'ho anche una qua che voi non vedete, ma c'è il calendario e di lato ho appeso la bacheca, tutte le foto che non vi farò vedere, con sotto un'altra mensola che è dedicata a tutte le cose che ho con le mie amiche, col mio ragazzo, queste cose qua. Poi la fine della ciabatta, quella lì che avevo elettrica, l'ho lasciata così com'era, non l'ho abbassata, ho fatto un comodino, che non è un comodino proprio, è diciamo un pezzo di legno che abbiamo disegnato e segato in modo che ci stesse il mio telefonino e altre cose mentre dormo. Infatti ho due comodini, provvisoriamente. Sì, è divertente questa cosa. Comunque, tutto ciò che abbiamo fatto abbiamo riutilizzato. Tra l'altro, il pezzo che ce l'ha del mio comodino è stato ripreso da un pezzo di scrivania che abbiamo segato. La mia scrivania, che è quella che ce l'ha, che voi non vedrete ancora per ora perché non è ancora finita. La scrivania è nata dalla libreria che abbiamo smontato tutta. L'abbiamo smontata in maniera molto delicata perché abbiamo recuperato tutte le viti, tutte le staffe, tutto. Infatti quelle staffe là che ci sono qua, che sorreggono questo, le abbiamo recuperate dallo stesso pezzo, questo qua. Solo che è stato seccato in due dall'altra, ci sono le staffe in cartongesso perché è vicino al mio televisore che è stato abbassato. L'altra mensola nera che avevo, che la utilizzavo per metterci i libri e altre cose, l'ho utilizzata adesso per metterci il Chromecast, che lo uso per Now TV, per Sky non ce l'ho, vabbè, per Netflix, eccetera, e per metterci vari telecomandi che ho. Poi la cassettiera l'ho messa lì, voi non la vedete, ma la cassettiera l'ho tenuta. Di fronte a me c'ho un armadio perché no, non ce ne sono state due. E ho preferito non riempire troppo la stanza. Quindi ne ho solo uno, l'altro finirà mio padre, che è stato smontato. Ho pensato poi di metterci la scarpiera di lato perché vi spiego, c'era il problema di Boogeyman, che se lo ricordo Boogeyman era la muffa. L'abbiamo debellata, l'abbiamo dipinta tutta, trattata. Il problema è che si è gonfiato il muro dell'umidità, perché abbiamo scoperto che c'è un buco nel muro che fa infiltrare l'acqua. Quando sono andata a togliere lo scotch l'ho scoperto. Quindi, onde evitare che mi rovinasse la roba da vestire, abbiamo messo la scarpiera, ma dietro la scarpiera abbiamo recuperato un pezzo di compensato, quindi pezzi di legno spessi, l'abbiamo martellato dietro. E diciamo che comunque ci sono poi varie scatole delle mie scarpe, quindi alla fine se va a intaccare delle scatole, quindi non c'è nulla di che. Comunque tanto poi io, a man mano che passerà il tempo controllerò. Dietro il mobile, invece dietro al mio armadio che dovevo andare al posto della scarpiera, avevo messo diciamo del cartone quello che usate per fare gli scatoloni.
in modo che così se l'umidità si presentasse c'è il compensato dietro, ma c'è anche il cartone, quindi il cartone lo leviamo e lo buttiamo, casomai fosse, perché polistirolo purtroppo non era troppo spesso, quindi faceva troppo spessore. Cosa abbiamo fatto poi d'altro? Tutto ciò che abbiamo fatto l'abbiamo riutilizzato, quindi abbiamo solo comprato le staffe, i vari teli ovviamente, perché alcuni teli li avevamo già, perché come anche le vernici, tutte le vernici utilizzate, questa qua non so se la vedete, ma non è bianca e azzurra. Per farvi fare un'idea dovrei farvi vedere la differenza. Vedrete qualcosa, vabbè, ho già spoilerato tutto. Questa è la differenza. E avete visto anche il mio comodino, che è tutto provvisorio ovviamente. Cioè, il comodino non è che lo scardino, però poi lo farò meglio. Quindi questa parte è tutta. Tra l'altro questa tonalità l'abbiamo ottenuta dopo tre gradazioni diverse perché non la vedevo. Quindi volevo che si vedesse. Poi questa parte qua dovrà ancora cambiare. Quindi abbiamo fatto le mensole. Mensole sono state appunto riciclate, quelle che avevo già le ho rimesse. Abbiamo fatto solo le staffe. Ho anche le luci a LED. Adesso non si vedono, ma io ho le luci a LED. Queste le ho incollate io personalmente. No. Incollate sotto la mensola. E questo, sì, ovviamente è bruttissimo così, però tanto poi quando toglierò il calendario Jack Skeleton, ne avevo Before Christmas, ci metterò un'altra mensola là sotto. Perché ogni mensola ha il suo scopo. Poi ve lo spiegherò magari più avanti, però ogni mensola è dedicata, che ne so, a Harry Potter, ai fumetti, a magari, che ne so, poi vi ho spiegato prima le foto con le persone magari a cui tengo. Adesso ne farò una poi tutta nella mia Before Christmas perché ci tengo. Ho appeso il mio diploma, non l'ho abbandonato, e sopra la TV. Perché abbiamo stuccato, come potete vedere dai scorsi video che vi metto giù, abbiamo stuccato il muro. Per togliere la TV sono rimasti dei buchi giganteschi. Abbiamo stuccato e tutto, il problema è che lo stucco non ha tenuto tanto. Quindi verniciando si vedevano quei buchi, e quindi per coprirli ci ho messo il mio diploma sopra. Tanto comunque devo appenderli. Poi ci appenderò anche qualcos'altro sopra, non lo so ancora. La TV l'abbiamo lasciata così com'è. Ho attaccato gli LED anche dietro la TV, perché mi hanno spiegato che avendo i LED dietro la TV, quando guardi la TV, insomma la luce, però l'effetto che fa notturno, poi ve lo farò vedere nel room tour, è molto più figo. Perché ho i LED che ho diviso in due, perché avevo due LED io, uno sotto e uno sopra, quando avevo detto soppalco. Uno l'ho messo qua sotto, qua sopra, cioè, scusatemi. E uno l'ho messo nella TV, ovviamente incollandomi le dita con l'attacca, sì. A parte quello, poi si è tolta per fortuna. Li ho incollati, quindi diciamo che quando magari leggo o la sera, a volte mangio anche in camera, sì, perché uso il mio comodino per mangiare. Comodo, non è tanto scomodo, però devo cercare una soluzione alternativa, perché a volte non è comodissimo, insomma, è comodo ma non comodissimo. Non è molto comodino. È molto di merda, comunque. Diciamo che ci sono ancora dei migliori da fare, nel senso che ho ancora la sedia da picnic, quindi la sedia che uso per appoggiarci la borsa. Ho il ventilatore che sentite qua, ancora rumore perché intanto per il circolo dell'aria. E niente, poi per il resto, ripeto, tutte le cose, la scrivania è stata la cosa più difficile da fare, ragazzi. Ha fatto tra l'altro il mio ragazzo, compagnia mamma, l'ho preso io insieme al mio aiuto, che poi, insomma, è stato un po' irrisorio, però. Abbiamo incastrato praticamente il pezzo più grande che avevamo della vecchia libreria con le altre parti che erano, diciamo, le mensole. E abbiamo fatto la scrivania, l'abbiamo incastrata in modo che si reggesse meglio tra il muro e la cassettiera, quindi è stabile, non crolla. E per sicurezza sotto appunto abbiamo messo due piedi, come una scrivania classica. E l'abbiamo poi l'hanno abitata, l'hanno inchiodata e tutto. E poi la presa elettrica che avevo per terra, che sono rimasti due buchi, ma non si vede un cazzo, non si vedono, che mi va a vedere i buchi per terra. La ciabatta è stata praticamente avvitata a una delle gambe della scrivania, così la ciabatta sotto non si vede, ci sono tutti i fili, c'è il mio portatile, il Crown Class, la TV, c'è anche il mio ventilatore, la presa della ciabatta stessa. Si attacca l'antenna della TV, la luce LED, insomma, varie cose. Siamo riusciti anche a recuperare la presa che si era rotta anni fa, che si era rimasta intrappolata al mio singapill, che è morto poi. Però dettagli. Siamo riusciti a recuperare anche quella presa. L'altra presa che avevo, cioè non era proprio una presa, la luce che avevo è stata invece murata. Abbiamo
abbiamo tolto la corrente, cioè come abbiamo tolto la corrente, abbiamo intrappolato i fili dentro e l'abbiamo semplicemente stuccata. Quindi è dietro cioè non esiste più. Quindi il povero specchio l'ho rotto. Per toglierlo l'ho rotto, sì. Speriamo che non sia vero il 7 anni di sfiga. Però lo porto, sì. Non voglio più avere specchi in camera, sono sincera. Quindi non li metterò più. Salvo che non trovo qualcosa di bello, ma non voglio metterli perché devo appiccicarli al muro e non ho voglia di romperli altri. Quindi poi qua dietro verrà una cosa molto figa, che ho ordinato delle cose da Wish. Chi mi segue su Instagram lo sa. Ho fatto vari ordini perché Wish è molto più economico. So che mi arriveranno a Capodanno, però costano meno. Sono comunque belle perché c'ho tantissime cose in camera che sono di Wish. Altre cose le ho comprate in altri negozi, tipo Tiger, quando ancora si poteva andare in giro. E quindi adesso più che altro le cose le compro online e ho su Amazon, sempre tutto online. Comunque, ho messo varie cose, diciamo, sulla scrivania. Questa cosa che è praticamente identica, l'unica differenza è che ha forse la parte sopra, tipo questa parte qua sopra è aperta, l'altra invece è rimasta ovviamente chiusa perché stai andando in due, ma dalle due dovrebbe rimanere aperta. L'abbiamo messa di fianco alla TV contro il muro e lì ci tengo tutte le mie cose varie. Poi alcune cose magari ve le posterò su Instagram se ci tenete. Ho già postato quella che mi piace di più di tutte, che è la parete che ho fatto, che sarebbe il muro portante, che praticamente è una specie di impalcatura che ho preso all'IKEA quando ancora potevo uscire. Ed è bellissimo che e non è proprio del colore che volevo, ma era scontato del 50%, quindi mi frega la mia, né? Perché un cazzo l'ho presa, è un rosa antico, tipo rosa salmone, non so che rosa sia, tanto non si nota. E ci ho messo tutti i libri, le varie collane, foto, cartoline, ci ho messo un po' di tutto. Però è veramente bella, la parte più bella che abbia fatto a livello estetico. Poi, vabbè, anche le mensole ci sto lavorando, infatti non volevo farti vedere tutto perché devo comprare ancora i fermalibri. Poi adesso sto leggendo anche, tanto l'unboxing uscirà già, ma ve lo dico, sto leggendo il libro di Shanti Live, chi non la conoscesse andatela a cercare, e ce l'ho sul comodino, quindi per ora non l'ho ancora messo via. Poi vorrò fare un'area per tutti i libri che ho degli youtuber che mi piacciono, sono solo tre per ora i libri però, perché non è che compro i libri di ogni youtuber che seguo, cioè li compro perché per me hanno un'importanza. Per ora ho in bella vista solo quello di Chiara Semmer. L'altro per ora l'ho messo tra i fumetti, quindi l'ho messo qua sopra, che è l'area fumetti, che è quello dei Mates. Quindi no, poi farò degli spostamenti, comunque ripeto, tutto provvisorio. Man mano che vado avanti, poi abbiamo trovato finalmente il posto per il condizionatore, l'ho imballato benissimo e tutto, l'ho chiuso, ci ho messo sopra anche un telo blu ed è sotto la scrivania. La scrivania, infatti, l'altezza è stata programmata proprio, progettata secondo il mio condizionatore. La mia scrivania è molto alta, il problema è che più che una scrivania è una cosa per poggiarci la roba, perché di per sé non c'entrerà mai una sedia, secondo me. Diciamo che non la utilizzo più di tanto, sono sincera, perché il portatile lo stacco, lo uso sul letto. Oppure l'appoggio sulla specie di comodino che sarebbe quel mobile nero che avevo prima. È sempre lo stesso, solo che adesso sotto ho fatto reparto. Non posso usare la parola, non so se posso usare il reparto igienizzante. C'ho tutte le parti con varie medicine, igienizzanti, mascherine, mascherine per l'atomica. C'ho un po' di tutto e c'ho anche il phon. C'ho un mini phon che uso per la stanza quando mi cambio perché ho freddo. C'è chi la su voglio il phon. E sotto c'ho il cestino. Perché magari finalmente quando dormo lo tiro fuori, così la notte se devo buttare i fazzoletti o altro c'ho il cestino in camera finalmente. La scarpiera è a posto. La cosa figa che ho fatto è che l'attaccapanni non è più nella porta, che la porta dall'altro l'ho dipinta di bianco. Ora faccio solo vedere un attimo. La porta, come potete vedere, non è più dipinta, è dipinta di bianco. Ho messo qua l'attaccapanni. Non so se lo vedete. No, vedete il mio comodino con l'attaccapanni. L'ho messo vicino al letto perché mi viene più comodo. Sì, spoileriamo tutta la stanza, sarà sì. Mi viene più comodo perché ho l'acqua, medicine, perché ci tengo un po' di tutto. Perché adesso ultimamente sto mangiando in camera la sera, poi ho fatto cena, perché appunto col mio ragazzo guardiamo i film. L'unico problema è che il mio telecomando della TV si è suicidato, quindi non funziona. È l'unico problema. E avevo dei sassi, i sassi per ora li ho messi nell'unica parte che potevo, ovvero nel, diciamo,
marmo, quello sotto il termosifonico vicino alla finestra. La finestra è rimasta viola perché non potevamo fare altrimenti. Ho dipinto la finestra fuori, ma la vernice che ho usato d'acqua non va bene. Per ora sta tenendo perché quando piove tiro giù la persiana. Però ovviamente non va bene. Ho pulito i vetri, ho pulito tutto. Sotto il mio letto, voi non lo sapete, ma ho due valigie. Il portabiancheria, che è sempre lo stesso, quello nero, perché ho comprato un altro puff che è nell'armadio, che l'ho comprato sempre da Ikea, al tempo che ancora si poteva per comprarlo, che è bellissimo. L'ho fatto vedere forse in un unboxing che ho fatto dell'Ikea, e con i fiori ne prenderò forse un altro uguale, così sono più carini, così poi butto l'altro perché è rotto. Però per ora lo sto tenendo quello dove tengo, diciamo, le coperte, perché ne ho tantissime di coperte, quindi le tengo là dentro a rotazione, le lavo. Ne ho questa riportata che lo sto usando per alzare il telefonino. Una sul termosifone che è un verde azzurro, non ho capito bene che colore sia. L'altra a lavare è nera. E basta. Finite le coperte. Sì, sono finite. Poi come copriletto sto usando momentaneamente questo, che sono, è al contrario, è il mio telomare. Però mi piaceva troppo, ragazzi. Ho la nostalgia dell'estate. Io non ho mai amato l'estate, ho la nostalgia dell'estate, veramente. Quindi non sapevo dove metterlo, le valigie che ho sotto il letto sono piene, quindi ho deciso di... L'ho usato una volta come, diciamo, copriletto, è rimasto come copriletto. Tanto come asciugamano non potevo usarlo, telomare, fino all'anno prossimo non lo uso. Non lo macchio, non lo sporco, se devo lavarlo lo lavo. Allora, visto che la stanza mi piaceva azzurra, e questo è azzurro e blu, è bellissimo. Ho portato anche il mio trapuntino, anche se double fax è comunque azzurrino, quindi è bellissimo, ci sta. Tra l'altro ho comprato anche delle cose da Tiger, cose che sono tutte a tema marittimo, quindi non voglio fare ovviamente tutta la camera a tema mare, però qualcosina la comprerò, che l'ho già comprata che è tema mare, perché mi rilassa il tema mare, come anche l'azzurro, mi piace molto il colore che ho scelto. Comunque, non so quanto sta durando sto video, ma sta durando tanto. Comunque, allora, le migliori foto sono queste. Siamo passati più o meno. Allora, diciamo che il 30, l'ultima cosa che ho fatto, ho messo le luci. Una volta messe le mensole e tutto, ho attaccato i LED, perché le luci sono anche di là, ma non sono a LED, sono delle lucine che vanno con la presa USB, che è attaccata sempre alla ciabatta che ho in alto, per quello non l'ho più spostata. E sono con le foto che ho messo, con le pinzette, che avevo prima, le avevo sotto il letto, adesso ce l'ho sopra. Ho ribaltato la stella della camera. Farò altre migliorie perché alcune cose purtroppo mi fanno veramente schifo, sono onesta. Quindi il room tour lo farò quando tipo mi mancano le tende. Ho pensato anche di comprarmi uno scendiletto. Serve tipo un tappetino. L'ho ordinato a Wish, non so come mi arriverà, se mi arriverà enorme o tipo una cosa piccola così, non lo so. Solo che appunto sotto il letto c'ho anche il broom. Poi ve lo presenterò. E un porta è un porta oggetti con le ruote. Poi c'è un broom gigante che è sopra l'armadio con tutti i miei zaini e anche il mio cappello da strega ancora di Halloween. E varie cose piuttosto le ho, per ora le ho accatastate un po' sotto la scrivania, un po' sopra gli armadi, perché per il momento devo finire di fare dei cambiamenti ancora, perché ovviamente non è finito tutto. Diciamo che man mano miglioro la stanza sempre di più. E niente, per ora vi saluto, ci tenevo appunto a dirvi che questa stanza è stata realizzata quasi a costo zero, tranne per cose che comunque ho comprato io, come appunto, può essere magari, che ne so, qualche cornice, cose da poco, insomma. Non voglio prolungarmi ancora di più. Ci rivediamo direttamente al room tour che trovate nel mio canale, non uscirà più nulla nel canale del mio ragazzo per non mandarvi in confusione, uscirà tutto sul mio canale. Quando poi appunto farò vedere la mia postazione finita ve la farò vedere. Per un tour dovete aspettare che la stanza sia completamente finita e sistemata. Io vi saluto e spero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetelo sotto nei commenti. È stato un lavoraccio, un lavorone veramente tanto. Alcune parti le abbiamo risparmiate perché veramente era terribile. E quindi non abbiamo voluto fare troppi video, troppe foto. Alcune le ho anche cancellate. Quindi direttamente ho fatto questo video qua. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate tanti like, guardate il video fino alla fine, anche se lo sto dicendo alla fine, devo dirlo all'inizio. Sotto trovate gli episodi. Ciao!